Assessore Valdo di Bonaventura, finalmente parte questo benedetto piano asfalti. Guardi, i cittadini di Teramo, anche noi siamo più contenti di lei. Ma dopo 10 anni si torna a parlare di asfalti. Sono 10 anni che non si fa un metro d'asfalto nella città di Teramo. Oggi, domani si ripartirà con gli asfalti. Saranno sicuramente insufficienti, però è un primo passo verso una sistemazione dei bandi statali della nostra città e delle nostre frazioni. Ovviamente partiremo da Ponte San Gabriele fino all'Hotel Sporting, per poi trasferirci a Viale Cruciole. Ovviamente abbiamo cercato di inserire il lavoro di Viale Cruciole anche nel giorno di sabato e domenica, proprio per creare meno disagio. Quello che chiediamo ai cittadini di pazientare, perché purtroppo ci sono disagi, magari di far uso di percorsi alternativi quando ci sono lavori in corsi, perché i lavori, ripeto, prima sarà interessato Ponte San Gabriele, poi sarà interessato Viale Crucioli e poi Ponte San Ferdinando, ovviamente poi per trasferirci via del Castello e Viale Cavour. Ecco, quindi chiediamo ai cittadini di pazientare, soprattutto se è possibile, di utilizzare percorsi alternativi in quelle giornate dove ci sono, diciamo, tratti di strada interessati. E nel frattempo poi proseguono ancora i lavori della fibra. Ma devo dire che c'è una stretta collaborazione, siamo riusciti a fare attraversamenti quasi dappertutto della fibra, c'è un rapporto anche di collaborazione strettissimo con Rete 2 Gas, tant'è vero che ci hanno comunicato che c'è l'intenzione di attraversare tutto Viale Crispi per marzo 2020, e quindi lì erano gli asfalti li faranno loro e quindi lì quelle somme che erano destinate, 4.000-5.000 metri quadri che erano destinati su Viale Crispi, non verranno attuati se non per fare qualche piccolo proprio tratto ridotto proprio malissimo, e quindi quello poi sarà Rete Gas che farà l'attraversamento completo di via Viale Crispi per poi rifare il bando statale dell'intero tratto stradale. Le frazioni, sa benissimo che stiamo pensando alle frazioni, di dare una risposta soprattutto a quelle situazioni emergenziali, tipo Sardinara, Teramo Alta, San Galeotti, San Pietro all'Acum, alcuni tratti di Nepezzano, Villa Turri, tratto di Saccoccia, adesso probabilmente mi sfugge qualche cosa, ma sicuramente lì cercheremo di dare una risposta tra mille difficoltà. E poi dobbiamo dire subito ai cittadini delle frazioni che comunque c'è l'intenzione dell'amministrazione il prossimo anno di impegnare risorse per completare l'opera di sistemazione delle strade. Quindi il piano asfalti che abbiamo messo in opera sarà garantito, andrà a buon termine, se non subito dentro questo periodo fino a ottobre-novembre, ma sicuramente nel prossimo anno. Quindi cercheremo di dare comunque le risposte alle situazioni più emergenti. Le frazioni partiranno, insomma, per il prossimo anno potrebbero partire? No, diciamo le situazioni emergenziali che ho descritto, anche Secciola. Anche subito? Subito. Stiamo trovando il modo di reperire risorse per dare le risposte più importanti. Però sa benissimo che il piano che avevamo predisposto, anzi colgo l'occasione per ringraziare gli uffici, il piano che abbiamo predisposto toccava tutte le frazioni, quindi se non possiamo arrivare quest'anno arriveremo il prossimo anno.